Sì, è un viaggio, un navigare nella fantasia, nei colori e nella fantasia per quello che ti può far star bene. E nelle mie tele, in alcune cose, io ho cercato di rappresentarlo, questa situazione, questa condizione, cioè. Ed Antonio D'Abramo da Termoli, lui fa questo, disegna per una passione che ha, perché disegnando lui riesce anche a far star bene il suo corpo, la sua mente, mi sembra di aver Bah, capito. ce la metto tutta. Questa mostra però approfitto di questa occasione per poter parlare. Questa mostra io la voglio dedicare a un mio amico d'infanzia che purtroppo non c'è più e si chiama Mauro Amedei, con il quale ho cominciato a dipingere quando ero ragazzino, a disegnare, disegnavamo insieme. Una grande amicizia e questa mostra io la voglio dedicare a lui. La tecnica continua ad evolversi, è la stessa e con una misura quasi chirurgica sulla tela, che praticamente il quadro viene fatto due volte. Tu hai già Certo. visto Io in altre dico. occasioni, prima dipingo e faccio lo schizzo e poi dopo passo alla mia tecnica, concludo il quadro con la mia tecnica, che è quella di uno spadolato molto piccolino.